urna delle comunali, il posto di Calmonte irrita il sindaco Poletto. Olimpiadi invernali, governatore Zaia spiega i prossimi passi per ufficializzare la candidatura. Il re degli 8.000, Messner, dice Luco minaccia la cultura della montagna e i politici bassanesi condividono. Spedizione punitiva contro l'ex, ferita una bimba, in manette finisce un nomade. Posizionato il ponte di San Vito, ora 15 giorni di collaudi prima dell'apertura. Matto di Sla si lascia morire, sono stanco, voglio smetterla di soffrire. Ubriaco investe coppie di anziani sulle strisce pedonali, paura Campo San Piero. Nuova edizione di Bassano TG, buonasera a tutti voi telespettatori. In apertura di telegiornale ascoltiamo la dura replica del sindaco Poletto e presidente di quartiere San Vito Calmonte, che nelle scorse ore l'aveva attaccato. Sentite. Logicamente si cerca di fare qualcosa che funzioni meglio, come si può dire? Certamente che l'anno prossimo si va a rifare un nuovo consiglio comunale e spero che il nuovo consiglio comunale sia fatto da gente valida. Quella che Calmonte ha fatto ai nostri microfoni è una stroncatura, una sonora bocciatura di tutta la classe politica amministrativa di Bassano e soprattutto della gestione del sindaco Poletto e della sua giunta. Parole che hanno infastidito il primo cittadino, perché si vanno ad aggiungere al post che lo stesso Calmonte ha fatto qualche mese fa, un richiamo alle armi per la prossima tornata elettorale. Dalle parole del numero uno di San Vito, ricordiamolo, il quartiere più popoloso di Bassano e quindi un gran bacino di voti, si capisce la volontà del diretto interessato di candidarsi. Ma, gli ricorda Poletto, ogni tanto deve anche ricordare del ruolo istituzionale che ricopre. Un conto è la posizione che un cittadino può avere sulla mia amministrazione come su altre amministrazioni. Io credo che dobbiamo sempre fare molta attenzione però non confondere i ruoli. Non si capisce se il Presidente di San Vito parla da cittadino o parla da Presidente di quartiere, perché nel caso in cui parli da Presidente di quartiere dovrebbe ricordare che è all'interno di un rapporto istituzionale, quindi può portare istanze da parte di quartiere ma non può esprimere posizioni di tipo politico che sono appunto necessariamente di parte. Questo può farlo da cittadino ma non da presidente di quartiere. Insomma, Calmonte si decida, vuole fare il presidente di quartiere o il candidato? Perché fare in contemporanea tutte e due e mischiare le attività per Poletto non è propriamente corretto. Botte piene e moglie ubriaca, insomma, non si possono avere. Credo che se l'intenzione è di fare di più il cittadino, non so se è candidato, magari un ragionamento sulla compatibilità debba essere fatto. Olimpiadi invernali del 2026 anche sull'altopiano di Asiago. Il governatore Luca Zaia ci spiega l'iter per ottenere questo prestigioso riconoscimento. I prossimi passi sono che entro il 31 noi deliberiamo la manifestazione di interesse, come si dice tecnicamente. Quindi il Veneto dice noi ci siamo. Ci sarà il Veneto assieme alla Lombardia e al Piemonte, quindi alla città di Torino e Milano. Detto questo, prepareremo un dossier, noi presenteremo una candidatura, una manifestazione di interesse per la candidatura che sarà rispettosa dell'ambiente, sarà un'Olimpiade low cost, approfittando anche di alcuni valori importanti che abbiamo. Primo, siamo compagnia logistica, ci mettiamo assieme impianti di Bozzano, di Trento e del Veneto, più grande del mondo. Il secondo aspetto, patrimonio dell'umanità, questo non c'era nessuno, sono stati uniti. Il terzo aspetto, sono passati 70 anni dalle Olimpiadi invernali del 1956, che avrebbero l'anniversario dei 70 anni proprio nel 2026. L'ultimo aspetto, il 2021 si concretizza con i mondiali di sci, avremo anche già una macchina organizzativa ben avviata. Non chiediamo colate di cemento, di asfalto o quant'altro, ma semplicemente risorse per mettere in rete quello che abbiamo. Rimaniamo sempre sull'altopiano con il re degli 8.000 metri, l'alpinista Reinhold Messner, che interviene sul problema lupi e usa parole forti. Ascoltate. Io ho avuto delle lettere dove dicono ti ammazziamo perché il lupo è più importante di te. Il re degli 8.000 metri, Reinhold Messner, interviene sullo scottante tema dei lupi e confessa di essere stato pesantemente minacciato per aver dichiarato che i lupi vanno fermati e che la loro presenza sulle montagne va fortemente ridotta. Un'intervista, quella rilasciata dall'alpinista, condivisa sui social da molti politici bassanesi. Quando i lupi fanno banco diventano molto pericolosi, non per l'uomo, ma per i gregi di pecore e capre, asini, anche piccoli cavalli, anche vitelli. È molto facile difendere i lupi, perché è chiaro che la maggior parte della gente che vive in città non ha la minima possibilità anche di capire il lavoro in montagna.
però è molto più difficile portare avanti la cultura della montagna. Una cultura, quella della montagna, messa a rischio proprio dalla presenza dei lupi. Il contadino deve avere la possibilità di andare avanti con la sua cultura, di portare i greggi, pecore e capre specialmente sulle maglie, con il sistema che ha usato negli ultimi 100 anni, altrimenti i contadini non ci portano più i greggi, significa che la cultura della montagna degrada. Molti malgari stanno valutando di abbandonare anche le nostre montagne, dove gli avvistamenti sono ormai all'ordine del giorno, mentre le carcasse di animali divorati dai lupi sono state ritrovate anche in pianura ai piedi delle colline bassanesi. Ed ora la cronaca con l'arresto di un 44enne accusato, tra le altre cose, di atti persecutori, minacce e lesioni gravi nei confronti dell'ex moglie. Per mesi l'aveva pedinata, minacciata di morte, insultata, picchiata perché lei, donna, non avrebbe mai dovuto permettersi di chiedere il divorzio da quello che non riconosceva più come suo compagno. Per mesi era stata convinta dai familiari a non denunciarlo. Poi lei non ce l'ha più fatta. A gennaio, dopo l'ennesima aggressione in pieno centro storico a Bassano, in cui lui le aveva teso un agguato, ha deciso di rivolgersi alla polizia. Ed è deflagrata una bomba nella testa di Aramis Floriani, 44enne nomade pluripregiudicato, che ha organizzato una vera e propria spedizione punitiva contro la ex. Lui e altri 4 parenti, tra cui una donna, hanno raggiunto l'abitazione della ex, 45 anni, al cui interno, oltre a lei, si trovavano pure le figlie della coppia, un'amica e una bimba di un anno. Armato di mattone ha fatto irruzione in casa, il gruppetto ha compiuto un pestaggio collettivo, una violenza inaudita anche contro la piccina. Tutti sono finiti all'ospedale ed è partita la caccia all'uomo. Un mese ci è voluto per trovarlo. Sì, perché purtroppo queste persone sono difficili da trovare, comunque non aveva né una residenza né un domicilio dove andarlo a cercare. La donna, in attesa di ulteriore denunciazione dell'autorità giudiziaria, è in una struttura protetta al fine di garantire la massima tutela a lei stessa e al suo nucleo familiare, composto anche da delle figlie. Si attende la decisione del giudice, anche se per assurdo lo stesso Floriani ha chiesto di essere messo dietro le sbarre. Probabilmente anche per altri fatti, probabilmente per altre minacce, sono suoi timori e speriamo di accontentarlo. Dal dirigente del commissariato arriva un invito a tutte le donne vittime di violenza domestica. Le donne devono denunciare ed è difficile che ci sia sempre una denuncia puntuale, purtroppo. Questo è un invito che si fa e si continuerà a fare, però è ovvio che sta anche alle forze di polizia a cercare la massima sensibilità per far sì che ci siano delle puntualizzazioni, delle precisazioni sempre più convinte da parte delle signore. E come detto ieri nel nostro telegiornale, è stata posizionata questa notte la passerella di quartiere San Vito. Per tanti, ma non per tutti. Non per tutti, perché ce ne siamo ovviamente occupati nei nostri PD, disabili off limits dalla nuova passerella pedonale che unisce via Gramsci a via Piave, superando la linea ferroviaria tra Bassano e Trento. Un ponte che va a unire una parte del quartiere di San Vito e il centro storico, dopo la chiusura del precedente passaggio, per motivi di sicurezza. Nelle corse ore la posa notturna della struttura, come si può vedere da queste immagini girate da un telespettatore. I lavori sono previsti sino al 23 marzo. Fino ad allora, un'ordinanza ad hoc ha stabilito l'interdizione al traffico pedonale e veicolare nell'area corrispondente al parcheggio di via Gramsci, eccetto che per i residenti. Il divieto di sosta temporanea 0,24 con rimozione forzata nell'area parcheggio sempre di via Gramsci e il divieto in sosta in via Piave dal civico 33 fino alla scalinata di ingresso al ponte pedonale. Disagi più superabili per i residenti, possiamo dirlo, visto che si tratta di situazioni temporanee. Purtroppo non è previsto che migliorino le condizioni per chi, costretto su una sedia a rotelle, intendesse affrontare la passerella. Per lui, fare il giro largo. E anche il nostro TG Linea Aperta continua ad occuparsi delle problematiche della passerella con il seguente quesito: ma perché Bassano non è a misura di disabile? Quindi iscriveteci agli indirizzi che state vedendo in sovrimpressione. Un contributo a favore del centro storico è quanto chiede con una mozione Tamara Bizzotto. Il comune è in debito con il centro. Prende avvio da queste parole dell'assessore Linda Munari la mozione presentata dal capogruppo della Lega in consiglio comunale Tamara Bizzotto, con cui chiede all'amministrazione di destinare 100.000 euro alla promozione o ad interventi di riqualificazione del centro storico, da concordare con i commercianti di Bassano come sorta di indennizzo per la realizzazione del nuovo spazio commerciale in via Capitelvecchio. Nella stessa mozione Tamara Bizzotto suggerisce di recuperare la somma da 1.300.000 euro che la ditta Finpengo dovrà versare a titolo di oneri di urbanizzazione. Ruspe di nuovo al lavoro in via Scalabrini.
La primavera riapre il cantiere di via Scalabrini. Sono ripartiti questa mattina i lavori di sistemazione di una delle vie d'accesso al centro cittadino, rimasti fermi per un paio di mesi a causa delle temperature rigide di questo inverno. Operai e ruspe di nuovo al lavoro, con conseguente modifica della viabilità, che costringe chi arriva da nord a deviare per un tratto lungo via Colbacchini. Stop ai lavori delle scorse settimane, come spiegato dall'assessore ai lavori pubblici Roberto Campagnolo, era stato dettato dalla necessità dello speciale asfalto drenante scelto per i marciapiedi di asciugare a temperature abbondantemente superiori allo zero per evitare possibilità calore. E nel prossimo servizio guardate le immagini dell'ennesimo abbandono di rifiuti a Marchesane. È l'ennesimo abbandono di rifiuti. Siamo a Marchesane. Le foto che vi mostriamo ci sono state inviate dal presidente di quartiere Giacomo Lunardon, che denuncia una situazione diventata ormai insopportabile. La zona è sempre quella lungo la superstrada, area particolarmente battuta dai soliti incivili che lasciano in mezzo all'erba e alle piante sacchi di immondizia contenenti davvero di tutto. Aree verdi trasformate in pattumiere a cielo aperto, nessun rispetto per l'ambiente, per chi vive in questa zona e per il decoro urbano. La speranza è che prima o poi i maleducati della spazzatura vengano presi e sanzionati. A Fellette sta per terminare la realizzazione degli orti sociali. A Romano Dezzelino contro la crisi arrivano gli orti sociali. Sono 52 quelli che l'amministrazione comunale sta per consegnare alla cittadinanza, realizzati all'interno dell'area verde della frazione di Fellette a sud delle scuole elementari. La Giunta ha stabilito i criteri per la determinazione della graduatoria di assegnazione, privilegiando in particolare gli anziani, i disoccupati e le famiglie numerose. Scopo dell'iniziativa, fa sapere il Comune, è quello di essere vicini a coloro che si trovano in difficoltà socio-economiche, offrendo spazi di relazione e momenti di scambio di esperienze e saperi, valorizzando inoltre un terreno di proprietà comunale. Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 30 marzo. Gli orti sociali saranno assegnati per 5 anni e per la sola coltivazione di ortaggi e piccoli frutti utili alle esigenze dell'assegnatario e della sua famiglia. E con il prossimo servizio andiamo al Giardino Parolini, dove torna ad inizio aprile la manifestazione di Rara Pianta. È giunta l'ottava edizione di Rara Pianta, manifestazione allestita al giardino creato a inizio 800 dal botanico Alberto Parolini, a tutt'oggi il polmone verde di Bassano. Un appuntamento in programma i prossimi 7 e 8 aprile che vedrà lo storico sito animarsi di espositori, prestigiose e rare specie arboree, tra passeggiate, laboratori e letture. La particolarità di quest'anno sarà l'aumento del numero di espositori, tutti selezionati, 12 o 13 in più, e tutti di piante che mancavano nella rassegna. Poi l'altra particolarità sarà che presenteremo la domenica con l'autorità il progetto per rinnovare la presenza dei pini parolini, partendo dalla pianta madre che c'è al giardino e cercando i semi in giro per l'Europa di tutti i pini fratelli. Qual è la particolarità di questo giardino secondo lei? La particolarità di questo giardino è che è legato alla vicenda e alla storia di una persona, per cui non è solamente un giardino bello da vedere, ma ha tante storie interessanti da raccontare. In prima linea l'amministrazione comunale di Bassano, che ha stanziato quasi mezzo milione di euro per la completa sistemazione del giardino e delle serre, e l'obiettivo oggi è rendere l'area accessibile a tutti. Sia sui vialetti, sia per il bagno, per il chiosco, sia anche nella scelta delle giostrine, insomma degli apparecchi ludici che verranno installati, si è scelto di abbattere tutte le barriere architettoniche, di fare in modo che qualsiasi persona con qualsiasi tipo di mobilità possa recarsi in questo luogo e poterne godere insieme con gli altri. Ed è ispirato lunedì Ludino Marton, noto ristoratore residente a Campodarsico. Era malato di SLA da 5 anni e dopo l'approvazione della legge sulla fine vita ha scelto la sedazione profonda. Aveva 65 anni e da 5 lottava con la SLA, sclerosi laterale amiotrofica, una malattia che lascia lucidissimi ma si impadronisce del tuo corpo. Dopo l'approvazione della legge sul fine vita, Ludino Marton ha scelto la sedazione profonda. Si è spento lunedì nell'hospice Bonora di Campo San Piero, una figura molto nota la sua nell'alta padovana. Ristoratore artista, negli anni 80 aveva dato vita alla Sifer Yang, locale molto noto del centro di Padova. 5 anni fa la diagnosi e poi l'inizio di un calvario fatto di sofferenze e lotte contro la burocrazia e i tagli alla sanità.
Aveva accarezzato l'idea di andare in Svizzera, raccontano i familiari, ma le spese erano troppo alte. A dicembre, dopo l'approvazione della legge sul fine vita, la decisione di intraprendere la strada della sedazione palliativa. Sabato scorso Marton è entrato in uno stato di incoscienza profonda, lunedì mattina espirato, nella chiesa di Bronzolo di Campodarsego, giovedì pomeriggio l'ultimo saluto. Investiti sulle strisce pedonali dall'auto guidata da un ubriaco. È accaduto ad una coppia di anziani di Campo San Piero. Stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali nel centro di Campo San Piero i due anziani investiti da un uomo di 57 anni che stava guidando la sua auto sotto l'effetto dell'alcol. A rintracciarlo ci hanno pensato i carabinieri che sono risaliti alla sua identità e lo hanno denunciato. 73 anni e 79 anni, la coppia di anziani è stata travolta e scagliata a terra. Soccorsi da passanti, i medici del vicino pronto soccorso hanno riscontrato ferite di 20 giorni per l'uomo, 90 per la donna. E sono regolari gli autovelox lungo la statale Postumia a San Martino di Lucari. A stabilirlo è stato il Tribunale di Padova che dopo due anni ha dato ragione al Comune. Sulla statale Postumia a San Martino di Lucari non si possono superare i 70 km orari. Avvertiti gli automobilisti che si trovano a percorrere la strada, che non potranno più appellarsi neppure alle aule di tribunale dopo la decisione resa nota dal comune, vincitore nella causa intentata da due donne che si erano viste sanzionate proprio lungo l'arteria nel 2016. Perso il procedimento davanti al giudice di pace, le due automobiliste hanno tentato la strada del percorso in appello presso il Tribunale di Padova, perdendo anche in questa sede. Tutto regolare, secondo il giudice, che ha stabilito che gli apparecchi posizionati sulla Postumia rispettano tutti i dettami di legge e che quindi le multe staccate dalla polizia locale sono regolari. Asili nido con lo sconto nei comuni dell'Alta Padovana che hanno aderito al progetto Alleanza per la Famiglia. I dettagli nel prossimo servizio. I comuni coinvolti sono 5, Piazzola sul Brenta, Capofila, Villafranca, Limena, Campodoro e Campo San Martino. Seconda azione concreta del progetto Alleanza per la Famiglia, dopo la predisposizione dell'albo delle babysitter e dei tutor. A disposizione dei neogenitori uno sconto sulla rete di frequenza dell'asilo nido è realizzato in collaborazione con 16 partner privati. L'accordo, sottoscritto dai sindaci, prevede una riduzione del 10% della rete del nido comunale di Piazzola sul Brenta per i genitori dipendenti di aziende che attiveranno il welfare aziendale, una formula che permette di ottenere sgravi fiscali oltre a favorire la conciliazione vita-lavoro. Un progetto di sconti che i comuni puntano a estendere presto anche ad altri servizi come trasporto scolastico, mensa o attività sportive. E siamo in chiusura di telegiornale, vi ricordo ovviamente questa sera Focus in diretta a partire dalle 21.20 assieme al nostro direttore Luigi Baccialli. Gli ospiti saranno Stefano Dintossant, Elena Donazzan, Roberto Marcato, Luciano Miotto, Riccardo Zumski e Fabio Tosi. Anche voi telespettatori potete dire la vostra opinione attraverso gli sms. Ora vediamo le previsioni del tempo di domani. Vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata. Arrivederci. A Pasqua lasciati sorprendere dal gusto, dai sapori e dai colori della tradizione del panificio Berlani. Respira il profumo e assapora le nostre focacce e colombe farcite per tutti i gusti. Le previsioni per domani: cielo in prevalenza sereno con ottima visibilità, precipitazioni assenti, temperature minime in diminuzione specie nella pianura orientale, con gelate notturne anche su gran parte della pianura, massime in lieve diminuzione in pianura, stazionario in contenuto aumento in montagna. Entrambi i valori si manterranno ben al di sotto della norma. Venti in pianura inizialmente moderati da nord-est, specie lungo il litorale, in graduale attenuazione già in mattinata. In alta quota ancora moderati tesi settentrionali. Delizia al palato di grandi e piccini con le squisite uova di cioccolato realizzate da un vero artista del cioccolato e personalizza le tue sorprese. Buona Pasqua dal panificio Berlani a San Zeno di Cassola. Panificio Berlani, da 45 anni, il gusto della tradizione.